Per quanto possa essere grandioso fare un grande lavoro su se stessi, nel momento in cui riesci a trasmetterlo anche ad altre persone e aiutare altre persone con questo, diventa un tesoro. Raggiunge il massimo dell'importanza che può avere, proprio perché non è fine a se stesso, non è solo una piccola crescita, ma è una cosa che condiziona anche la vita degli altri, che può motivare gli altri. Ho passato molte fasi nella mia vita e so che tante ragazze si possono ritrovare in alcune di queste, e il mio obiettivo è quello di fargli vedere che se ne può, si può uscire, che quello che siamo oggi non è detto che lo saremo anche domani e che a tutto c'è una fine e una possibilità, insomma, di cambiamento. So che alcune delle cose che ho vissuto, che sono le stesse che magari tante ragazze in questo momento stanno passando, sembrano senza uscite, sembra che non si veda la luce in fondo al tunnel, ma sappiate che questa luce c'è, noi siamo i primi che dobbiamo riuscire a vederla e impegnarci per riuscire a vederla. Ero la più alta di tutti, sempre, ero almeno due spanne più alta degli altri. Questa cosa mi faceva sentire diversa rispetto agli altri. Però appunto ero abbastanza pesante, avevo anche il colesterolo alto in quel periodo. Inizio a seguire un'alimentazione, una dieta da giornalino e il peso scende in maniera abbastanza repentina. Continuo a ridurre la quantità dei pochi alimenti che riuscivo a mangiare. In quei 4 mesi persi 25 kg. Quando si cade, diciamo, in questi tunnel un po' veramente molto oscuri di disturbi alimentari, diventi accecato e non riesci a vedere con occhi oggettivi la cosa in cui ti stai trasformando, la condizione che stai raggiungendo. Non dico che sia una sorta di suicidio, ma lo è. Racconto la mia storia solo per poter essere di motivazione ad altre ragazze che magari stanno passando un momento così. Quando appunto raggiunsi un peso molto molto basso, mia mamma in particolare mi portò in un centro dedicato ai disturbi alimentari. Una cosa che molti veramente vorrei che iniziassero a capire è che i disturbi alimentari non sono un modo per attirare l'attenzione o per voler semplicemente dimagrire ed essere più belli o qualunque altra cosa, ma sono una vera e propria depressione e un vero e proprio accecamento su quella che è la realtà, perché ci si vede sempre distorti allo specchio. È stato un momento difficile, però secondo me queste situazioni e soprattutto queste critiche anche che si possono ricevere servono per farci rendere conto che il vero parere che importa è il nostro e solo il nostro, perché nessuno sa quello che stiamo provando, nessuno sa quello che si vive sulla propria pelle e nessuno sa qual è il nostro vero punto di vista riguardo a questa cosa. Questa è una consapevolezza che aiuta le persone sia a non farsi troppo condizionare sul parere degli altri e sia a non giudicare gli altri, perché non esiste il giusto e sbagliato, secondo me, in questo mondo. E esistono semplicemente tanti tanti punti di vista diversi. Mi sono iscritta in palestra e inizialmente seguivo le classiche schede da uomo. Nel frattempo, che appunto inizio un'altra dieta per la massa a marzo del 2016, apro il mio primo profilo Instagram, che era il mio primo social, e inizio a documentare un po' il mio percorso. Vedendo grandi risultati fin da subito, sia per il fatto di volermi sempre portare al limite nell'allenamento, sia per il fatto di non aver paura di fare una massa ancora più pesante di quello che avevo fatto fino a quel momento, e decidiamo di provare la prima gara un anno dopo essermi iscritta in palestra. E da lì inizio la mia prima definizione, che mi porterà poi il 1° maggio a fare la mia prima gara bikini, come bikini junior, e arrivare seconda. Era il mio primo anno di gare, ero veramente felicissima al settimo cielo per essere arrivata fino a quel punto, però
lì si innesca una mentalità di Giulia un po' diversa. E io la sera stessa degli italiani, in cui appunto arrivai seconda, tornai a casa e decisi che l'anno dopo sarei arrivata prima. Instagram, oltre ad essere il mio documentario di tutta la strada che stavo facendo con masse, definizione e tutto, diventa anche il mio portfolio come modella. Quindi incomincio a lavorare su quello. Era il 1° giugno del 2018 a fare gli italiani e vincere il titolo di campionessa italiana bikini nella sezione junior. In realtà il fitness l'ho sempre visto come una rinascita personale e non avrei mai pensato di lavorare in questo settore. Ho deciso di prendere un attimo una pausa dallo studio e capire effettivamente quello che volevo fare nella mia vita. Questo perché raccontando il mio percorso ho incontrato molte persone che stavano vivendo magari quello che io avevo vissuto mesi o anni prima. E sapevo che per l'esperienza che avevo una mano gliela potevo dare. Quando mi preparavo da sola lo facevo soltanto per me. Non avevo l'obiettivo di iniziare a seguire altre persone o lavorare in questo campo, però il fatto di poter portare la mia esperienza potevo dare una mano ad altre persone. Però il mio obiettivo non era farlo diventare effettivamente un lavoro. Con la vittoria si sono un po' girate le carte, nel senso che è arrivato il primo sponsor. Sono arrivate le prime persone che mi hanno detto: guarda, io ho visto quello che sei riuscita a fare su di te, voglio farmi seguire da te. Quindi mi sono affrettata e nei mesi successivi mi sono impegnata per prendere il diploma da personal trainer e poi prendo il diploma da coach nutrizionale. Io mi sono sempre molto più rivista nella parte da coach che non quella da personal trainer e basta, perché come persona non riesco a tenere un rapporto distaccato. Secondo me creare un certo tipo di legame, un certo tipo di supporto che non è solo io come coach, te come cliente, ma è proprio una crescita personale che si fa insieme, porta a molti più risultati rispetto a qualcuno che ti dice cosa fare e tu che lo devi eseguire. Queste persone diventano sempre di più finché non arrivo ad essere troppo piena, diciamo, di persone, anche perché per garantire un certo tipo di attenzione le persone devono essere ridotte, ovviamente. Per poter continuare a fare quello che facevo e anzi aiutare sempre più persone, insieme a un team creiamo una piattaforma in grado di seguire le persone in maniera personalizzata, però efficiente. Creiamo un database di ricette che sono variabili in base alle esigenze di ogni persona, in grado di soddisfare tutte le esigenze e i gusti delle persone e dei loro piani alimentari. Ed è da questo che nasce GCX Fitness, che è la nostra piattaforma di coaching personalizzato. Ad oggi, a solo qualche mese dal lancio, mi ha dato la possibilità di aiutare più di qualche migliaio di persone. E è stata la soddisfazione più grande che io abbia mai ottenuto finora nel mio percorso. Continuerò sempre a ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte della mia crescita, che hanno creduto in me, ma anche quelle che non ci hanno creduto, forse soprattutto quelle, perché è dalle cadute che si trova la forza di rialzarsi e la forza che si ha è il risultato di tutte le volte che abbiamo avuto il coraggio di risollevarci. La mia rinascita parte proprio da questo. Quindi molto spesso la crescita è grazie alle persone che ti hanno fatto male, non a quelle che ti hanno fatto bene. Quindi siate sempre grati di tutti gli aspetti della vostra vita, perché sono tutti essenziali per costruire la persona che diventerete.